per gli studenti ovviamente è una possibilità anche di organizzare eventi, ad esempio penso al welcome matricole che dobbiamo allestire dei gazebo, questo può diventare il luogo di elezione, ma anche altre attività, così come può ospitare eventi sia ufficiali che eventi artistici, penso, non lo so, alla consegna delle pergamene piuttosto che a cerimonie riguardanti il dottorato di ricerca. E ovviamente è un luogo che noi mettiamo a disposizione del territorio, della città, per eventi che possono ambire a davvero migliaia di persone, perché tenete conto che l'ampiezza del parcheggio, che rappresenta una sorta di catino, praticamente consente almeno 5.000 persone in piedi. Poi se mettiamo le sedie ovviamente si riduce. Ecco, quindi un luogo per rendere ancora di più protagonista l'università, la città, la provincia e direi l'intera regione. È stato un progetto che coniuga numerose mission proprie della Fondazione. Da un lato la sostenibilità, una struttura che è stata realizzata per il presepe che è stato esposto a Piazza San Pietro, il presepe di Castelli, e che trova una nuova collocazione all'interno del polo universitario. Quindi pensare le strutture destinate al futuro, polifunzionali, versatili, che ci permette di non sprecare risorse, non sprecare materie prime. E dall'altro, ancora una volta, il tentativo di trasformare uno spazio in un luogo. E in questi giorni è venuto a mancare Marco Cè, il filosofo e sociologo che ha teorizzato i non luoghi. Ecco, lui ci insegna come uno spazio dove non ci sono relazioni, dove non ci sono, non c'è la storia, non c'è la coscienza del vissuto, costituisce uno spazio che non dà senso alla comunità. Ecco, noi potremmo dire il contrario di quanto egli afferma, cioè che in questo luogo devono crearsi relazioni, devono crearsi funzioni, devono ritrovarsi le radici comuni della città, del polo universitario, degli studenti, per creare un luogo in cui vi sia uno scambio di relazioni culturale importante.